Continua ad essere pesante il bilancio delle vittime del Covid a Prato in questo che sembra un vero e proprio colpo di coda della pandemia per i decessi. La regione ne segnala altri 4 anche nel bollettino di oggi, che porta a 14 il totale negli ultimi 3 giorni e a superare quota 750 da inizio pandemia. Per l'esattezza sono stati 753 i pratesi morti dopo aver contratto l'infezione. Le ultime vittime sono tutte anziane, una donna di Poggio a Caiano di 89 anni morta nella RSA San Francesco, un 85enne e un 82enne di Prato che erano ricoverati al Santo Stefano e una pratese di 92 anni deceduta a casa. Riguardo le ultime vittime, l'ASL specifica che qualcuna potrebbe risalire anche ai giorni precedenti e che nella maggioranza dei casi si tratta di persone arrivate in ospedale con altre patologie e che presentavano un quadro di comorbidità al Covid. Sul fronte degli ospedali toscani, anche oggi si registra un calo nel numero totale dei pazienti Covid ricoverati, ma un incremento nelle terapie intensive. I ricoveri sono complessivamente 963, 39 in meno rispetto a ieri, 69 dei quali in terapia intensiva, 4 in più. A Prato ci sono 84 pazienti Covid al Santo Stefano, 5 dei quali in terapia intensiva, e 43 sia al centro Pegaso sia alla Melagrana. Sono invece 134 nuovi contagi accertati in provincia di Prato, in leggera crescita.